Buonanotte, come ogni notte, anche questa notte è notte, quando un giorno è appena finito, un nuovo giorno non è ancora cominciato, eccoci qui, ancora una volta, ancora di notte, ancora sulla sette, una notte per sognare, per vivere, per amare, una notte per conoscere meglio due eroi antagonisti della politica italiana, uno rappresenta il sud Italia, l'altro il sud dell'Europa. Praticamente due uomini del sud, Matteo Salvini e Luigi De Magistris. Buonanotte. Buonanotte. Onorevole Salvini, parlamentare europeo della Lega, buonanotte. Molti si domanderanno perché abbiamo invitato proprio Matteo Salvini. Bene, perché c'è un politico della Lega con idee di buonsenso, degno di rispetto e stimato anche dagli avversari. Salvini, ci aiuta a trovarlo? Avete qualche passo al convento? Si contenti, Marzullo, si contenti. Mi contenterò. Salvini, in un noto video lei canta un coro da stadio contro i napoletani definendoli colerosi e terremotati. Salvini, le presento il sindaco di Napoli. A presente. Guardi. No, lo dico solo che la pizzetta che ha trovato in camerino, l'ha, portato, l'ha mangiata? I peperoni scaduti. A 8 ore di cosa? Buonanotte De Magistris, buonanotte. Le presento Salvini, parli lentamente perché è straniero e non capisce la nostra lingua. Luigi De Magistris, ex magistrato, esponente del DDB, sindaco di Napoli. De Magistris, come PM di Catanzaro lei ha partecipato a operazioni come Poseidone, Toghe Lucane e Why Not. De Magistris, mi tocca una curiosità, ma cosa vi bevete voi magistrati quando date i nomi alle operazioni? Le danno in genere le forze dell'ordine i nomi, noi le subiamo. Ah, sono le forze dell'ordine, hanno questa fantasia qua. Why Not, poi a napoletano è Why Not. Why Not. E questo è il sud, questa è Napoli. Questa è la Napoli che a noi ci piace. Così creativa, De Magistris. Anzi, onorevole Salvini, una domanda personale, me la consenta. Prego. Consciente? Sì. Lei è separato? È vero che sua moglie invece del divorzio l'ha chiesto la secessione? Guardi, visto che il Milan ha vinto a Genova... No! Visto che il Milan ha vinto a Genova, mi sottopongo, dovrebbe essere contento a qualsiasi supplizio, l'ex moglie che saluto, con cui sono in ottimi rapporti, era interista, l'attuale compagna che ci guarda da casa è interista, quindi il mio calvario oltre a lei stasera risale agli anni, comunque ce la farò. Bravo, ha più compagne lei di un sultano, si rende conto? Vabbè, due dai. Vabbè, io manco una, no scherzo, non è vero, io ho una splendida moglie che saluto a casa. Interista. Buonanotte tesoro. Interista anche lei, no? Sì, a due cosce, batte le punizioni. Onorevole sindaco De Magistris, al brucio, una domanda personale anche a lei. Quando fa l'amore con sua moglie, come comincia? Con l'udienza preliminare, poco piano piano? Cazzata, non mi rispondo. De Magistris, lei ha promesso che entro un anno Napoli farà il 70% della raccolta differenziata. De Magistris, non era più facile promettere 1 milione di posti di lavoro come quell'altro? La prima si può fare perché ci credono i cittadini. E lo stiamo facendo. Anche se sui giornali emerge un'altra cosa e sono un po' indignato di questo. Quando sono diventato sindaco c'erano 2500 tonnellate di rifiuti, adesso non c'è un sacchetto. Pure se si leggono i giornali sembra che a Napoli c'è l'emergenza, il ministro vuole l'esercito, ma non c'è bisogno dell'esercito per la spazzatura. C'è bisogno di buona politica e dei cittadini che credono nella rivoluzione ambientale. Venga a Napoli. Mi scusi, Magistri, come funziona la raccolta differenziata a Napoli? Un po' di marciapiedi per l'umido, un po' di marciapiedi per il secco. Anche questo. No, funziona. Vengono a casa e ti dicono dammi la plastica. No, vabbè, ma guardi, posso dire, De Magistris, io ci credo. Bene. Vadi, come direbbe Salvini. Onorevole Salvini, ogni anno di chi?
sul prato di Pontida annunciate la secessione. Però lo lasciamo pulito il prato di Pontida. Sì. Ma non crede che per una grigliatona in campagna ogni tanto si può anche usare un pretesto del cazzo? Cioè non è che... una grigliata, non è che... No? Arriverà la libertà, arriverà. Mamma mia. Arriverà. In che casa sono capitato, in che casa? Diceva Totò. Salvini, lei tifa Milan. Sì. È vero che quando ha incontrato Ibrahimovic invece dell'autografo gli ha chiesto le impronte digitali? Ha licenza di fare quello che vuole. A Milano è uno dei pochi che ha licenza di fare quello che vuole. Bene, De Magistris, Di Pietro ha lasciato la toga e ha fondato l'IDV. Lei ha lasciato la toga ed è entrato nell'IDV. Ma cos'è l'IDV? Un partito o un dopolavoro giudiziario? Non lo so, io sono sindaco adesso, sono contento di essere. Va. Prendere le distanze poco poco, piano piano, come piace a lei. Matteo Salvini, lei non ha escluso alleanze col PD perché Miglio diceva sempre ci si allea anche col diavolo. Ma ce lo vede Bersani come diavolo? Non le sembra più un frate frastornato? Sì, purtroppo sì, però con un Renzi e un Chiamparino io ci ragionerei volentieri. Come mai Renzi piace soprattutto alla destra? Ma perché dice cose di buon senso e supera alcuni stereotipi che fermano la sinistra italiana a 30 anni fa. Ah, ho capito. Lei è innamorato di Salvini? Di Renzi? Salvini? No, no, è mio omonimo, facciamo l'onomastico il 21 settembre, ma preferisco altro. Ah, sicuro? Preferisco la Giulia. Dov'è la Giulia? E lei a casa, spero. Ah, credevo fosse lì la Giulia. No, non c'è. Va bene. Onorevole Salvini, dica. Lei ha detto che Berlusconi... le piace perché vuole morire combattendo. In quale guerra? Quella di Troia? Ha pregi e difetti, però la cosa che non sopporto in una persona è quando in un momento di difficoltà lascia il campo. Ecco, uno come Fini proprio non mi desta nessuna simpatia, preferisco chi va avanti, magari perde, ma va avanti per la sua strada. Gli è rimasta qui questa cosa di Fini? Ma penso che se lo siano dimenticate ormai quasi tutti, quindi non lo cito più neppure. Ah, vabbè, non citiamo Fini. Fini, Gianfranco. Beh. Non parliamo di Monte Carlo. Non parliamo di parliamo d'altro. Di Monte Carlo, mamma mia. Che fatica, io arrivo a questo punto. No, caro. De Magistris, buonanotte. Per chi vuol conoscere De Magistris, l'ho già detta sta cazzata. Sì. De Magistris, le ho già portato un saluto al congresso di Rifondazione Comunista che è in corso a Napoli. Che saluto era? Estremo? Ma lo porto domani. Ah, lo porto domani. Che domani sto a Napoli, li saluto. Lo fanno a Napoli il congresso, un buon segno. A Napoli c'è la sinistra. Scomparsa in altre parti, a Napoli c'è. Ve l'ha vista? Chi? La sinistra. Beh, buon segno. La sinistra, io ho visto Napoli. Bella. Io sono di Avellino, lei lo sa, sono irpino. De Magistris, richiesta Poseidone le è stata tolta. Quella why not avvocata, per curiosità, ma almeno una multa per sosta vietata. Qualcuno è mai riuscito ad appiopparla? Le hanno scippate, esatto. Il termine è proprio quello, però... a distanza di anni un po' di soddisfazioni le sto avendo, me l'hanno scippata quando ho fatto la perquisizione a Bisignani che adesso ha patteggiato una pena dopo 3 anni, quindi io credo che alla fine un po' di soddisfazioni ci sono, anche se amaro, perché io volevo continuare a fare il magistrato, era il sogno della mia vita e adesso poi faccio un'altra cosa. Cos'è andato storto? È andato storto che fare il magistrato in un certo modo, in un determinato territorio di questo paese, se non ti occupi di ladri di galline, ma ti occupi di ladri di Stato e sei isolato, ti fanno fare una brutta fine. È scappato? Mai, non scappo mai. Non scappi? Mai. È fuggito? Mai. Abbiamo bisogno di eroi questo paese, ha bisogno di eroi. Lei è eroe? No, c'è bisogno di ordinarietà rivoluzionaria. Ah, ma non c'è manco quello? No, c'è la rivoluzione fatta in modo ordinario, non con l'esercito. Ma ce la farà la magistratura? Ce la farà il paese. Ah, bene. Salvini, ha sentito? Sono commosso. Anch'io. Salvini, lei ha fatto il classico. Sì. È vero che ha inventato il giro della Padania perché aveva capito veni, vidi, bici? Saluto gli ex manzoniani. Perché il classico apre la mente. Con me non è andata benissimo, però di solito apre la mente. Vabbè, bene.
Onorevole Salvini, lei indossa spesso la t-shirt con la scritta Padania is not Italy. Perché sono l'inglese. Simbolo quindi. Di razza pura. Di che stilista è? Giorgio Ariani? Sindaco De Magistris, come mai ha chiamato Roberto Vecchioni come consulente del Comune di Napoli? Non è un po' come se Nino D'Angelo diventasse direttore del Festival dello Yodel? Non è consulente, come presidente del Forum delle Culture 2013 è un evento importante un po' per unire il paese, Napoli-Milano, Vecchioni è stato anche un simbolo delle vittorie di Napoli e Milano, un po' perché Napoli vuole avere una dimensione nazionale e internazionale, credo una persona che stimo perché è un grande cantautore, un professore, un uomo di cultura, credo sia una scelta giusta. Pagatelo un po' meno. Pagato meno, quella è una polemica giornalistica. Questa è una credo polemica. Che non prenderà un euro Salvini alla fine, lo vedrà. Ha visto? Ecco. Anche perché non abbiamo soldi a Napoli. Non c'erano ce l'hanno tagliati su. Salvini, non c'erano quando stava al governo Salvini ha tagliato. La figura del milanese che va a Napoli. Che? Perché non torna a casa con niente. Senta Matteo Salvini, lei ha presentato... Su un po' mamma di spirito, mia. Mamma mia Salvini, scusi, lei ha presentato recentemente delle interrogazioni al Parlamento europeo sul roaming telefonico, sulla pesca dal diporto, sulle compagnie low cost e sui cartelli in dialetto. La prossima sarà sul drammatico problema delle palle che si incastrano nelle zip. Ma lei, se lei viaggiasse sugli aerei Ryanair e fosse costretto a star dritto come un merluzio a pagare per ogni etto di bagaglio in più, magari sulle compagnie low cost ne riparliamo. Giusto, bravo, bravissimo De Magistris. Lei si chiama Salvini, è lui, scusi. Una domanda per De Magistris. Salvini, De Magistris a lei, mi scusi. De Magistris, anche suo padre era magistrato. È vero che da piccolo, quando faceva una marachella, prima di sculacciarla, la sottoponeva a 3 gradi di giudizio? No. Salvini, lei ha attaccato Napolitano perché vuole dare il voto ai figli degli immigrati che nascono in Italia. Scusi Salvini, a lei che minca gliene frega. Hanno detto Italia, mica Padania. Ancora no, ancora no. De Magistris, lei ha assunto suo fratello come collaboratore al Comune di Napoli, ma suo fratello non vuole essere chiamato Trota. Visto che il Natale è vicino, le va bene se lo chiamiamo Capitone? Va benissimo, ma non l'ho assunto. Non l'ha assunto? Menzogne? Certo, molte menzogne. Quante menzogne ci sono? Vabbè. Sa, quando uno dà fastidio e fa politica in modo diverso, cercano sempre di mettere ostacoli, ma andiamo avanti. Sono abituato da quando ero magistrato, di nemici me ne sono fatti tanti e me ne troverò parecchi purtroppo anche nel futuro. Beh, invece il Trota non è una menzogna, è il Trota chi da lei? È il consiglio comunale, proprio, cioè regionale, no? Ha preso i voti. Ha preso i voti, certo. Capita. Capita, sì. Io non, sì, è bellissimo, vorrei conoscere un gruppo di quelli che l'hanno votato, no? Perché è interessante. Ce ne sono 15.000. No, no, sì, ma un 10, fatemelo vederli, no? Come, ma no, per curiosità vorrei capire, no, poco, piano a Brescia, piano. A Brescia. Salvini. Dica. Lei ha detto che la Lega non ha preso i voti per tagliare le pensioni e per intervenire sul mercato del lavoro. Il federalismo non l'avete fatto. E allora, perché minchia avete preso i voti, Salvini? Perché destiamo simpatia, no? Perché avremmo voluto arrivare fino in fondo col federalismo, adesso arriva il governo dei geni e dei banchieri e poi torniamo noi e finiamo quello che abbiamo cominciato. È un pubblico scettico, eh. Guardi, siamo è un pubblico di interisti. Se fossimo a Campobasso capirei, ma questa è Milano. Milano, no, non c'è, non è che è Milano, non è che può, grande Milano. È un pubblico pagante che ha scelto, che ha fatto questa sua scelta. Ora il momento più atteso da me, perché così ve ne andate, è l'album dei ricordi. Abbiamo scelto due fotografie, De Magistris. Eccolo qua, c'è. Eccolo qua. A parte che qui sembra il Berlusconi olandese, ma diciamo solo no, ma quell'espressione, dicono che lei sia tutto fumo e niente arrosto. Ora, l'arrosto non so, ma il fumo mi pare fosse di buona qualità. Devo dire che ero particolarmente esaltato. Era esaltato. Però vediamo a Salvini. Oh Madonna. Salvini. Ecco. Salvini bella. E Lubamba. Praticamente Lubamba e Umbamba. Tutta invidia la sua. Tutta invidia. E chiudiamo come di consueto, fatevi una domanda al nord e datevi una risposta al sud, pensateci pure in treno, basta che vi portiate via.